La seconda stagione di The Mandalorian ha conquistato i fan di Star Wars, proponendo personaggi storici appartenenti alle serie animate e alla trilogia originale. Le nuove puntate hanno gettato quindi le basi per una galassia in espansione sul modello del celebre Marvel Cinematic Universe. Vediamo insieme quali sono i piani di Lucasfilm e quali saranno le prime serie di Guerre Stellari di prossima uscita. Jon Favreau, in un'intervista concessa a Variety, ha affermato di aver imparato molto dalla sua esperienza in Marvel Studios e su come prestare attenzione ad archi narrativi più ampi e a personaggi che potrebbero riunirsi, ma anche a storie più piccole incentrate su protagonisti individuali che potrebbero trovare la loro strada. Il punto fondamentale è mantenere alta la qualità e mai perdere di vista ciò che è importante. The Mandalorian sarà quindi il punto di partenza per il nuovo corso di Star Wars. Dopo la trilogia sequel e qualche esperimento spin-off, Lucasfilm ha annunciato tantissime serie, tutte canoniche e incluse nella timeline della Skywalker saga, e non solo. Oltre alla terza stagione di The Mandalorian, infatti, nel 2021 uscirà il libro di Boba Fett, collocato in contemporanea con le avventure del Mandaloriano. Altri due spin-off dello show di Favreau saranno invece Ahsoka, scritta da Dave Filoni con protagonista Rosario Dawson, e Rangers of the New Republic. Quest'ultima sarà ambientata subito dopo Episodio 6. Non bisogna poi dimenticare Star Wars Obi-Wan Kenobi, che sarà ambientato 10 anni dopo Episodio 3 e vedrà il ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei panni del maestro Jedi e di Darth Vader. Star Wars Bad Batch, invece, sarà una serie animata incentrata sulla storica squadra di cloni della Vecchia Repubblica, mentre Andor e Lando saranno dedicate rispettivamente ai due personaggi di Rogue One e della trilogia classica. Tra i nuovi show non mancano esperimenti come Star Wars Visions, il primo anime creato da un team giapponese, e The Acolyte. Quest'ultima produzione sarà ambientata nell'Alta Repubblica e racconterà probabilmente la genesi dei Sith e del lato oscuro. Ora la parola spetta a voi. Quale serie di Star Wars attendete di più? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.